Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels. Da quando abbiamo finito Kaladesh non ci siamo più sentiti per quanto riguarda Magic, ma adesso l'altro giorno è uscita la nuova campagna di Amonkhet e quindi torniamo qui, come al solito, come nostra consuetudine, ad affrontare questa nuova campagna. Amonkhet, appartieni al gruppo degli iniziati di Amonkhet, ansiosi di raggiungere il glorioso al di là promesso ai proscelti dal dio Faraone. Ma il cammino per diventare un prescelto è irto di insidie. Ti attendono cinque inesorabili ordalie che metteranno a dura prova tutti i tuoi sensi. Hai affinato le tue abilità fisiche, mentali e spirituali. Riuscirai a superare le prove delle cinque divinità? Vedremo. Ok, quindi è ambientato in uno pseudo antico Egitto in cui ci sono delle divinità che sono simili a delle divinità egiziane, quindi con il volto d'animale. I due soli di Amonkhet illuminano la città mentre marci con gli altri iniziati verso il monumento che si innalza davanti a voi. Hai atteso questo giorno fin dalla nascita, il principio del viaggio che ti consacrerà tra i prescelti e gli occhi del dio Faraone e delle cinque divinità. L'avventura ha inizio nel monumento a Oketra, dove tu e i tuoi compagni dovete dare prova del vostro spirito di fratellanza per sopravvivere. Sì, è molto uno stilema molto classico quello di avere due soli e il fatto di avere delle piramidi con una parte sospesa nel nulla. Molto classico, però comunque ho apprezzato questa grafica con gli uccelli che arrivano dopo un attimo che è apparso il resto dello sfondo. La prima ordalia ha inizio all'interno dell'enorme monumento. Bello anche quello che appare dopo. L'obiettivo è sottrarre la freccia di Oketra dalle mani dei suoi potenti guardiani. Il tuo gruppo avanza informazioni per afferrare la freccia. Uno dei guardiani, un angelo maestoso, la sorregge in alto. Il managgio fa schifo. È un angelo maestoso, quella roba là è bruttissimo. Ordalia della fratellanza. Noi siamo Neheb. Fammi vedere un attimo Neheb. No, volevo vedere Neheb, vabbè. Allora, bianco rosso sembra di vedere. Calcaraffiche. Puoi stremare il calcaraffiche mentre attacca. Stremare credo sia una dinamica nuova. Alcune creature ti consentono di stremarle quando attaccano per generare un effetto. Una creatura stremata non stappa durante la tua prossima sottofase di stap. Ok, quindi la usi un turno e non due. Quando lo fai prende più uno più uno e a volare fino alla fine del turno. Turno. Ok. Spruzzo di magma. Questo è uno che si trasforma. Condurre vittoria. Una creatura bersaglio prende più X più 0 fino alla fine del turno, dove X è la sua forza. Ok. Conseguenze. Non è che si trasforma. Come fai a giocarlo in modo diverso? Boh. Sarà una dinamica di Amonkhet. Forse, non lo so. Una creatura bersaglio doppio attacco fino alla fine del turno. Ok. Sì, anche un simbolo in alto a sinistra è diverso. Proviamo a mantenere la mano. In realtà non abbiamo creature, ma dobbiamo vedere un attimo come funziona, che dinamiche ci sono di nuove. E quindi ci facciamo un po' le ossa, capiamo un po'. Magari anche perdendo, ma vedremo un po'. Devo smetterla di dire, vediamo un po'. Gatto sacro, ha legame vitale in balsamare. Esilia questa carta dal tuo cimitero, crea una pedina che è una copia della carta, tranne che un felino zombie bianco senza costo di mana. Imbalsama solo quando potresti lanciare una stregoneria. Esilia questa carta dal tuo cimitero. Ah, ok, quando è morto puoi imbalsamarlo. Ci sta. Cioè, ci sta, in realtà avrei preferito di no, ma. E non ci arrivano creature, però siamo messi abbastanza male. Possiamo giocare il Calcaraffiche, che è comunque più forte del suo felino del Menga.
Quindi non attaccherà. A meno che non abbia qualcosa di particolare. Servitore runico. Questo qua invece è di Origins. Quando muore, ogni giocatore pesca una carta. Ok. E l'ho appena letto, stremare, grazie. Celebrante da battaglia. Bella st'illustrazione. Mi piace. Se il celebrante da battaglia non è stato stremato in questo turno, puoi stremarlo mentre attacca. Quando lo fai, stappa tutte le altre creature che controlli e dopo questa fase c'è una fase di combattimento aggiuntiva. Ok, potrei giocarla effettivamente perché. Oppure usare lo spruzzo di magma per togliermi di mezzo il gatto ed esiliarlo. Non sarebbe male come idea. Anche se sarebbe un po' sprecato visto che il micio è comunque un micio molto debole. Questo è però abbastanza un glass cannon, eh? Ma gioco il celebrante da battaglia. Lo teniamo là e vedremo cosa farcene. Male che vada è una difesa in più per quanto poco difensiva. Si può dire una difesa poco difensiva? Non credo. Ah, attacca col micio. Ok, così che io glielo uccida, prende uno di vita e gioca il mannaro. Ok. Bella quell'animazione della mummificazione. Iniziato votato la gloria. Questo è male, iniziato votato la gloria mentre attacca. Quando lo fai prende più 1 più 3 al legame vitale fino alla fine del turno. Più 1 più 3 è parecchio, vuol dire che diventa un 4-4 solo stremo. Però mentre attacca. Questa cosa dello stremare rende il mazzo rosso ancora più immediato, nel senso che. Potrei attaccare, se vediamo cosa mi consiglia. Poi dovrei stremare mentre attacca. Come faccio a stremarlo? No, questo. Quali vuoi creature puoi stremare? Questa voglio stremare. Perché questa cosa fa? No, non voglio che abbia volare l'altra. No, quella è solo questa voglio stremare. O anche l'altra. Anche l'altra, facciamo così, dai. Perché. No, però con volare no, mi è un po' grave. No, farei solo l'altra. Questa potrebbe venire sacrificata in realtà. Perché difenderà con questa. Però a questo punto allora che cosa stremo questa? Se questa muore? Cioè muoiono entrambe e basta. Facciamo così, sì.
Ok, muore il gatto e muore anche il celebrante. Però dovrei fargli due volte 3 di danno. Diretto lui. E ma non posso più stremarla, credo. Invece sì, forse. Sì. Beh, non è andata così male. Abbiamo sacrificato quello, però gli abbiamo fatto 7 danni direttamente in faccia. Però questo adesso ci è inutile per 2 turni, credo. E se gli uccidessimo quello con uno spruzzo di magma? Dai, facciamolo. Tanto ne abbiamo comunque un altro di spruzzo di magma, male che vada. Questo è stremato per sto turno, sì. Questa è una terra da giocare. Fino alla fine del turno, ma... Ah, sì, potrebbe essere buono, perché questo potrebbe prendere... Potrei stremare quello. Farlo diventare un 6-2... No, un 6-1. Attacca. Questo... Ah, posso farla tornare quando è stata usata? Lancio questa magia solo dal tuo cimitero. Ma posso lanciarla? Devo pagare quanto? 3, no, non ho possibilità di lanciarla. Attacco con quella. Se la stremo, quanto prende? Più 1, più 3, che però si sono... Cioè, sono 7... Però ha legame vitale, mi darebbe più 7 punti. Sì, stremiamola. Tanto il turno dopo dovrebbe tornare questa, se non sbaglio. Aia! Ok, Lampo, quando la visiere della dilazione entra nel campo di battaglia, puoi esiliare una creatura bersaglio se ha attaccato o bloccato in questo turno. Rimetti sul campo di battaglia quella carta sotto il controllo del suo proprietario solo all'inizio della prossima sottofase finale. Quindi per un turno mi ha esiliato questo. Fregatura, brutta storia. Ben giocata, devo ammetterlo. Potrei uccidergliela? Così è gratis? Ma sì, dai. Per vendetta. Ok, duellante dal cuore saldo. Può bloccare una creatura addizionale in ogni combattimento. Oddio. E può essere imbalsamato. Cosa diventa però da imbalsamato? No, niente. Ah, mantiene forza e costituzione. Ma ho di nuovo uno spruzzo di magma. Allora, là, rigiocando questo, avrei a doppio attacco fino alla fine del turno. Ma comunque ha troppo poca costituzione lui. Cioè dovrei stremarlo. Posso stremarlo in realtà. Ci sta, andiamo, dai. Però farei questo con doppio attacco, in realtà. Perché questo con doppio attacco, se lo stremo, è un 3 con volare, quindi infliggerebbe 6 danni. Sì.
Sì, vabbè, non mi interessa. E questo invece prenderebbe più uno. No, non uso questa, non voglio. Questa stremata mi prende più 1 e più 3 legame vitale. Ok, le stremo entrambe. Probabilmente lui non bloccherà a sto punto. Allora, questa non può bloccarle. Questa se la blocca gli muore a gratis, quindi. E invece no, ok. Quello non aveva doppio attacco. Ah, ok. E con legame vitale mi prendo 4 punti. Ottimo. Adesso lui giocherà quella là zombie. Io potrò comunque ucciderla con lo spruzzo di magma se non mi venisse niente da giocare. Volare cautela. E ciclo, che non ho mai incontrato. Scarta questa carta, pesca una carta. Ok. Volare cautela è molto brutto per il mazzo che ho al momento. Sono fregato, però lui mi potrà attaccare tranquillamente ora. A parte che avrei potuto farlo comunque perché ce li ho stremati loro. La partita sembra molto interessante. Iniziato incrollabile, cautela imbalsamare. Sta giocando delle creature abbastanza forti, mentre noi non stiamo ricevendo più nulla. Ah, ha imbalsamato quello di prima, ok. Oh. Ah, capomesse venerata. Ogni qualvolta la capomesse venerata attacca, le creature attaccanti prendono più 1, 0, più 0 fino alla fine del turno. Ok, questa mi piace davvero molto. Lo spruzzo di magma potrei utilizzarlo magari. No, per uccidere quello mi sembra un peccato perché poi dopo lo imbalsama. Questo vorrei utilizzarlo se per caso lui usa il pastore alato in difesa, perché potrei così ucciderglielo. Andrei all'attacco con questo stremandolo e anche con questo con entrambi stremandoli. Conferma. Poi se blocca quello con volare. Allora, aspetta un attimo. No, ha bloccato quello. Cribbio. Aia. Esilio una creatura bersaglio che ha bloccato uno zombie o è stata bloccata da uno zombie in questo turno. Oddio mio. Siamo un po' fregati a questo punto. Devo uccidere per forza questo. Perché se uccido questo lo ritira su come zombie. Devo uccidere lo zombie, quindi. Avessi ucciso lo zombie non avrei potuto giocare quella carta. Ma a saperlo prima. Attacca con entrambi. Bella fregatura. Ogni volta che attacca gli altri prendono più uno. Non mi conviene ucciderglielo, no. Prenderemo questi 6 danni e cerchiamo di concludere il prossimo turno. Un altro iniziato incrollabile, Cribbio, siamo fregati. Siamo molto fregati.
Devo prendere 9 danni, per forza. Perché sacrificare lei non avrebbe alcun senso, perché rigiocherebbe la stessa carta come zombie. 3 danni a una creatura o un giocatore bersaglio. Allora, vediamo le possibili opzioni. Allora, un'opzione sarebbe dare 3 danni a lui e gli resterebbero 3 di vita. Il problema è che anche se riuscissi a far volare questo, non, lui me lo bloccherebbe con il pastore alato. Se invece uccidessi il pastore alato, passerebbe lui. No, non devo attaccare sto turno. Tanto meno stremarli. Uccido il pastore alato. Perché se andassi ad attaccare. Lui mi dice di attaccare con questo convolare. Però gli infliggerei 3 danni e resterei completamente scoperto il prossimo turno. Però no, 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 no. Cioè, è una cosa rischiosa, ma ci sta. Allora, se io uso lui stremando. Eh no, però stremandolo vuol dire che solo deve recuperare dopo 2 turni. Perché se io uso lui stremandolo, il turno dopo sacrifico questa e lui mi infligge solo 3 danni. Però il giro dopo non posso usarlo perché è stremato. No, io salto, devo stare in difensiva. Attacca con entrambi, io dovrei fermarglieli per forza. Posso... no, posso stremare solo mentre attacco. Però vuol dire che il turno dopo li rigioca entrambi. E ho trovato delle creature e ho perso. Forse entrambi non può perché gli costano 5, no, ne gioca solo uno più. Però io non ho più creature. Mentre lui ne ha due. Devo uccidere quello. Stiamo solo rimandando la fine, adesso lui rigioca quello e spero che non abbia una creatura in mano, altrimenti siamo fregati. Ah no, ha giocato l'altro mana, quindi rievoca quello come zombie. Danni a una creatura. O ci viene una creatura o abbiamo perso, Cribbio. Cosa gioca? Cosa gioca? Aia, un pastore alato, siamo fregati di nuovo. O ci viene qualcuno con volare o abbiamo perso. Abbiamo perso. No, in realtà abbiamo un altro turno prima di perdere, però... Mi sa che è andata male, sto giro. Ah, ha giocato mana, però non ha un'altra creatura o cosa. Cos'è? No, aspetta, no, 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 gioca la carta, altro che cicla. Esiliamo quella. Siamo salvi ancora per ora. Mannaggia, proprio sul filo del rasoio. Gioca altro mana. Che ci venga una creatura o qualche cosa di... Un altro calcaraffiche. Questo può essere molto buono. Se no abbiamo qualcosa con cui difenderci. Sperando che lui non prenda qualcosa di grave per noi. Aia. Un servitore runico. Mi sa che devo mandarlo ad attaccare per forza. Un altro calcaraffi, che splendido!
Allora, devo andare ad attaccare lui e stremarlo. Così a volare non può essere fermato, gli infliggiamo 3 danni. Ora siamo 3 pari, ma abbiamo una creatura in più di lui. Mi auguro. Cosa facciamo? Se blocchiamo ci muore e l'altro non può fare niente. Dobbiamo lasciarlo passare. Se lasciamo passare ci resta uno di vita, ma il turno dopo posso attaccare con lui stremandolo. Se non ha nulla in mano, dovremmo farcela. Mannaggia, proprio in zona Cesarini, eh. Ok, ma non ha volare. Può bloccare due creature, ma non ha volare. Non ha niente in mano, dovrebbe essere conclusa così. Ok, mannaggia la fortuna! Mannaggia! Mannaggia, abbiamo avuto un sedere grosso così. Cioè, abbiamo avuto tipo 5 turni in cui potevamo perdere e non è successo. Bestia, che dannata fortuna! La combinazione di carte perfetta ci è uscita per salvarci turno dopo turno. Splendido, splendido. Mannaggia com'è stata dibattuta questa. Con la freccia in mano raggiungi la sala delle udienze di Oketra. Lei ti accoglie calorosamente mentre ti appresti a ricevere il pegno della sua gratitudine. Un cartiglio finemente decorato. Si libera davanti a te prima di poggiarsi nelle tue mani tremanti. Il metallo è caldo e calma i tuoi nervi mentre ti prepari ad affrontare la prossima ordalia. Cioè, una dopo l'altra, praticamente. Bestia, io direi che per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti e una buona giornata a voi. Lasciate un mi piace per questa grande fortuna. Ricompensiamola con dei bei mi piace. Ciao ciao!